The New Stories. La tua informazione libera. Il viaggio dal Veneto al Friuli con il marito per andare a trovare la figlia e la nipotina, la cena al ristorante tutti insieme e la notte passata a dormire in auto. Nessuno avrebbe immaginato che quella sarebbe stata l'ultima giornata di Anna Marello, 49enne residente a Spinea, in provincia di Venezia, e in visita a Polcenigo Pordenone per far visita alla famiglia. Durante il viaggio di ritorno dalla cena, Anna si è addormentata sul sedile posteriore dell'auto, come riporta il Gazzettino, senza mostrare alcun segno di malessere. Una volta arrivati sotto casa della figlia, Anna non si è svegliata e il marito, Paolo Busolin, ha deciso di lasciarla riposare in auto. La mattina successiva, la figlia si è avvicinata alla madre trovandola priva di sensi. Inutile è stata la corsa al pronto soccorso di Udine, dove, nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte. La causa del decesso sembrerebbe naturale, ma il pubblico ministero Federica Urban ha richiesto ulteriori accertamenti alla Polizia di Stato e ai carabinieri della stazione di Polcenigo. L'autopsia, se richiesta, potrebbe chiarire le cause del decesso. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.